E adesso invece chiudiamo questa prima parte del telegiornale con una buona, lieta notizia. Infatti è tutto pronto a Tratalias per la tanto attesa inaugurazione domani 8 dicembre del villaggio di Babbo Natale a cura dell'associazione Strumtruppen. Per il secondo anno consecutivo Babbo Natale e i suoi elfi avranno quindi sede nell'antico borgo del paese sulcitano con tante novità rispetto all'anno scorso. Questa mattina in anteprima siamo andati a visitarlo per incontrare il presidente dell'associazione Patrick Locci. Vediamo. Rispetto all'anno scorso, che è stata la prima edizione che abbiamo fatto qui a Tratalias, ci sono tante novità, quindi stanze in più, siamo riusciti a recuperare dei nuovi arredi antichi e quindi rispetto all'anno scorso ci sono tante, tante altre novità rispetto agli anni precedenti. Il villaggio di Babbo Natale, storicamente allestito a Carbonia, dall'anno scorso invece migrato a Tratalias. Perché? Migrato, diciamo, migrato, però abbiamo avuto un'ospitalità da parte del comune di Tratalias, dall'amministrazione e dalle persone preposte al museo, gli addetti al lavoro, diciamo, trasferiti perché serviva spazio, sì, sembrava un po' un handicap per noi. L'inaugurazione sarà domani, l'8 dicembre, il giorno dell'Immacolata. Tutto il giorno, dalle 9.30 alle 12.30, dalle 15 alle 18.30. Patrick, invece abbiamo visto un trenino meraviglioso. Tanto lavoro, tanto tempo per realizzarlo. Ci racconti un po' di questa novità di questo villaggio 2022? Allora, l'idea del trenino è nata, cioè, era diciamo in progetto da tanti anni, no? Una locomotiva. Una locomotiva che è stata progettata e ideata per la miniera di Serbario. E, diciamo, rispecchia la vecchia locomotiva 101 delle Ferrovie Meridionali Sarde. Sono voluti quasi 2 anni. 2 anni di duro lavoro, sacrificio. Patrick, ci sono anche delle date precise da comunicare, sia per quanto riguarda le scolaresche che per quanto riguarda invece le famiglie o chiunque volesse venire a visitare il villaggio. Esatto, allora diciamo che l'inaugurazione è l'8, il giorno dell'Immacolata, giovedì, poi le altre 2 date sono l'11 e il 18, sempre di domenica, aperto tutto il giorno. Poi abbiamo concordato con i dirigenti scolastici 3 date, il 13, il 16 e il 22 infrasettimanali. Dando modo così anche alle scolaresche di partecipare. Ecco, sono questi però appuntamenti già prenotati oppure le scuole possono venire liberamente? Purtroppo no, no, perché abbiamo raggiunto. Allora, le giornate sono piene, ogni giornata il 13, il 16, il 22, ogni giornata ci sono 520-560 bambini che provengono da tutto il territorio.